Luigi Cicchini, direttore di una Vasto Basket che si avvicina a grandi passi verso gara 1 della finalissima contro Termoli. In stagione avete dominato la scena, 28 vittorie sulle 30 giornate, ma è come se non fosse successo quasi nulla nei mesi scorsi. È brutto dire così, ma fondamentalmente è la verità. Oh no, assolutamente, la verità, anche perché il regolamento parla chiaro, la fase regolare è servita solo per il posizionamento definitivo nella griglia playoff, non ha assegnato alcuna promozione, significherà che non dobbiamo più pensarci, azzerare tutto e ricominciare da capo. Avremmo preferito una promozione diretta, come tanti addetti ai lavori immaginavano, però purtroppo è così, ci dobbiamo attenere a quello che è il regolamento e cercheremo di guadagnarci l'accesso alla categoria superiore tramite quest'ultimo ballo della lotteria playoff. Però comunque, magari parlando di che non è successo niente, sarebbe troppo riduttivo guardando al lavoro che hanno fatto i ragazzi guidati da coach Cazzorla. 28 vittorie sono numeri importanti. Come si arriva ad avere un filotto così importante No, di successi? chiaramente è ironico il fatto di non aver fatto nulla, perché è stato un ruolino di marcia impressionante, 28 vittorie su 30 partite, si sta parlando di un dominio di un campionato. Chiaramente il merito è a partire dallo staff tecnico capitanato da Max Cazzorla, ma anche e soprattutto da quelli che poi sono i veri attori che scendono in campo, quindi ragazzi, perché questo è un gruppo che ha qualcosa di bello, di particolare, c'è cioè una chimica tra di loro positiva che raramente si trova nelle squadre. Secondo me le vittorie si costruiscono proprio dallo spogliatoio. Quest'anno è accaduto questo, e infatti il primo ringraziamento va a loro perché sono stati semplicemente perfetti, però purtroppo il regolamento ci dice che non basta e dobbiamo assolutamente immedesimarci nella parte, scendere in campo con il piglio giusto, con la calma, con l'esperienza e con la voglia di chi non vuole gettare alle ortiche quanto di eccellente è stato fatto, nei mesi passati. In estate hai costruito un roster lungo e di qualità, magari per qualcuno era addirittura troppo sprecato per la categoria. Ci sono stati degli infortuni come quelli di Olwich e Peluso che fortunatamente sono arrivati in situazioni felici durante la pausa natalizia e a primo posto ormai acquisito. Ci hai parlato a telecamere spente della possibilità di allungarlo ulteriormente il roster, ma hai preferito Sì. No, lasciarlo così perché forse si sarebbe potuto rompere il giocattolo. infatti, quando ci sono stati gli infortuni, fortunatamente il periodo storico in cui sono capitati ci ha strizzato l'occhio perché Olwich l'ha subito sotto il periodo natalizio, Peluso alla penultima giornata di fase orologio ha risultato ormai acquisito, quindi ha avuto tutto il tempo per recuperare, adesso fortunatamente è a pieno regime. Sì, non ti nego che a febbraio stavamo pensando, ma più che altro per un discorso di mettere in sicurezza, perché per quanto sono pericolosi i playoff, avevamo ipotizzato una necessità in caso di infortuni o di handicap durante le fasi finali.